Oggi è avvenuto il terzo sbarco di un aereo proveniente direttamente dalla Cina, erano 66 passeggeri più un minore, a tutti è stato effettuato il tampone molecolare. Domani avremo i risultati. Sui primi due sbarchi della settimana abbiamo avuto percentuali di positività sicuramente superiori alla media, sul primo volo circa il 37%, sul secondo volo il 50%, erano circa 100 persone sul secondo e un'ottantina sul primo, quindi percentuali che ci danno conferma della bontà dell'iniziativa di Regione Lombardia, che infatti dopo è stata riconfermata da un decreto ministeriale. Quella di oggi è stata una procedura che si è svolta, mi pare, in maniera molto ordinata. Nel caso della positività parte tutto un protocollo di Regione Lombardia molto oliato, con l'identificazione del caso, il suo decreto da parte dell'ATS competente per territorio, il decreto di autoquarantena, di autoisolamento. Sottolineo che dall'isolamento in questo caso si esce solo con un tampone antigenico negativo. Mi pare che abbiamo messo in campo una macchina che non vuole trasmettere né allarmi alla popolazione nostra né stato di emergenza, ma invece un'attenzione e soprattutto una verifica su che tipo di varianti possono essere portatori i cittadini o i passeggeri provenienti dalla Cina, dove abbiamo notizie di un'epidemia ancora con livelli di controllo molto basso. E finora, ecco, il dato positivo, concluderei con quello, che il primo centinaio di tamponi processati e sottoposti a sequenziamento ci ha rilevato varianti che già, tra virgolette, conosciamo, ossia varianti Omicron, che sono le varianti contro le quali è avvenuto il programma di vaccinazione di questi ultimi mesi, di questi ultimi anni.